Presente. Marinello. Marchese Matteo. Lucisano. Adornetto. Monaco. Sant'Anocito. Foti. Ravisarda. Santa Paola. Arena. Riolo. Vitrano. Galasso. Caruso. Ricciardello. La Spina. Marchese Antonino presente. Tenerello. Scaletta. Nicotra. Basile. Vittorio. Buzzanga. Orlando. Russo. Zanghi. Puglisi. Giaccone. Marchese Domenico. 28. 28 presenti, la seduta è valida. Nominiamo gli scrutinatori. Puglisi, Ricciardello e Marinello. I vigili urbani ad inizio seduta potete anche accomodarvi. E io ti voglio bene, io ti voglio bene assai. Ti voglio bene, va bene. Va bene. Assente sono 1 e 2, Vittorio e Ravisarda. Allora, abbiamo saluto il sindaco, saluto gli assessori, il revisore dei conti, se siamo in fase del bilancio, se la dottoressa vuole relazionare, prego. La dottoressa, se la dottoressa vuole relazionare, poi qualcuno... E poi facciamo parlare la professoressa. Signori, per favore un po' di silenzio, grazie. Prego, dottoressa, chiedo scusa. Buonasera intanto a tutti. Allora, predisporre il bilancio di previsione quest'anno è stato particolarmente difficile. Le difficoltà sono legate soprattutto all'introduzione della nuova contabilità armonizzata. Vado a leggere alcuni punti che determinano appunto le novità di questa contabilità. A decorrere infatti dall'esercizio finanziario 2015, gli enti locali applicano in relazione alla gestione finanziaria le nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 118 del 2011, come modificato e integrato dal decreto legislativo 126 del 2014. L'articolo 11 del suddetto decreto prevede
limitatamente all'esercizio finanziario 2015 e per i soli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione, l'adozione degli schemi di bilancio e dei rendiconto vigenti nel 2014, ex DPR 194 del 1996, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano gli schemi previsti dal nuovo ordinamento, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio di previsione 2015 costituisce un importante punto di svolta nella rappresentazione dei dati contabili dell'ente. Trovano infatti allocazione poste di bilancio nuove, che rappresentano le unità contabili sorte a seguito dell'applicazione dei nuovi principi contabili. L'applicazione dei nuovi principi, ed in particolare del nuovo principio della competenza potenziata, determina necessariamente una rivisitazione nel merito dei singoli stanziamenti, a fine di adeguare gli stessi al nuovo concetto di imputazione secondo criteri di esigibilità e di scadenza delle poste di entrata e di spesa, anche in seguito alla contabilizzazione di tutti i crediti, anche quelli di difficile esazione, per l'intero importo, abbandonando quindi il criterio dell'accertamento per cassa. La presente nota ha la finalità di descrivere alcuni elementi maggiormente significativi dello schema del bilancio di previsione 2015-2017, ad integrazione della relazione previsionale programmatica già allegata alla proposta di delibera. La novità principale quindi riguarda l'istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità. È stanziata infatti nel bilancio di previsione un'apposita posta denominata appunto fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativa ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi 5 anni precedenti a quello di riferimento. Il periodo storico quindi preso in considerazione è il quinquennio 2010-2014. Per quanto riguarda la tipologia del credito oggetto di accantonamento, la norma lascia libera la scelta all'ente di individuare quale crediti andare ad inserire. Noi abbiamo scelto l'imposta comunale sugli immobili, gli accertamenti naturalmente degli anni pregressi, l'imposta municipale propria, accertamenti sempre di anni pregressi, l'imposta sulla pubblicità, la Tari, i proventi del codice della strada, i proventi dell'acquedotto. Per ciascuno di questi crediti bisogna calcolare la media semplice tra gli incassi, competenze e residui e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi. Le disposizioni introdotte dal decreto 118 hanno previsto un graduale inserimento di tali fondi nel bilancio degli enti. Inoltre, infatti, la legge di stabilità ha suggerito il termine di applicazione al regime, prevedendo il seguente scaglionamento. Il primo anno una quota minima del 36%, il secondo anno, sarebbe il 2016, una quota minima pari al 55%, il terzo anno una quota minima pari al 70%, il quarto anno, sarebbe il 2018, una quota pari all'85%, a partire dal 2019 l'accantonamento dovrà essere al 100%. Un'altra novità importante del bilancio 2015 è l'introduzione del fondo pluriennale vincolato. Il fondo pluriennale vincolato non è altro che un saldo costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibile in esercizi futuri a quello in cui è stata accertata l'entrata. Man mano ora durante la gestione si utilizzerà questo fondo pluriennale vincolato. Aggiungo che le entrate nel bilancio sono state previste per quanto riguarda le entrate derivanti dal Ministero, infatti in base alle comunicazioni nel sito del Ministero stesso. Per quanto riguarda la Regione ancora oggi non abbiamo certezza. Per quanto riguarda i servizi c'è già un decreto, ma non c'è ancora trasferimento. Mentre per quanto riguarda gli investimenti non c'è neanche il decreto, c'è solo una nota da parte dell'ANCI e questa nota assegna quindi ai vari comuni una determinata somma che per il nostro comune è intorno a 90.000 euro in meno rispetto all'anno precedente.
E in questa nota l'ANCI dice che l'adozione del provvedimento di riparto è subordinata alla definizione della procedura di stipula del mutuo con Cassa Depositi e Prestiti. Ciò significa che la Regione farà il decreto dopo aver ricevuto un mutuo da parte della Cassa Depositi e Prestiti. Speriamo che da qui al 31 di dicembre abbiamo delle notizie più certe da parte della Regione. Se avete qualche altra cosa da chiedere, i punti da chiarire nel caso sono pluriennale vincolato è un saldo, cioè noi abbiamo delle risorse che accettiamo quest'anno, però nella parte spesa per le partite vincolate, se non vengono spese, si istituisce questo fondo pluriennale vincolato che è come un cronoprogramma dei pagamenti, cioè i pagamenti vengono imputati negli esercizi in cui si effettua il pagamento stesso. Ad esempio, un'opera che non viene realizzata tutta nell'anno 2015, in base al cronoprogramma dei pagamenti, viene suddivisa con questo fondo pluriennale vincolato, quindi nel 2016, 2017 e così via. No, no, questo sarà, appunto, si chiama per questo fondo pluriennale vincolato quella parte. Grazie. E la Presidente della Commissione? Prego, dottore. Consigliera Buzzante. Grazie, buonasera a tutti. In questa fase di bilancio preventivo, che ormai alla fine dell'anno è più un consuntivo che un preventivo, mi corre l'obbligo innanzitutto di ringraziare la dottoressa Di Mulo, che è stata sempre vicina alla Commissione, presente a chiarire i nostri dubbi, che non sono pochi, sono tanti, perché si è cambiata la disposizione e la disponibilità del bilancio, che non è più un bilancio annuale, ma che è un bilancio pluriennale. E poi per i tempi che sono trascorsi, non dico che ci siano responsabilità dell'amministrazione, me ne guarderei, ma responsabilità di chi dall'alto ci dirige sicuramente, perché un bilancio preventivo che viene fatto a fine anno, capite quale difficoltà ha dato sia a chi deve gestire il bilancio e quindi in primis al sindaco e alla giunta, e poi a chi dovrebbe programmare il bilancio, i consiglieri comunali. Quindi, fatta questa premessa, e ringraziato ancora una volta la dottoressa per la disponibilità, entro nel merito della questione. Devo dire che già nel giugno scorso l'ANCI aveva mandato degli inviti all'ufficio, ma anche ai consiglieri, proprio per chiarire quali erano le novità del nuovo bilancio, e aveva fatto un incontro presso la sede della municipalità di Catania. L'incontro era rivolto agli amministratori e ai segretari e ai dirigenti di settore, e poi c'era sotto sotto una riga anche per i consiglieri comunali. Io e qualche consigliere ci siamo recati a quell'incontro. È stato un incontro proficuo, seguito poi da una giornata di studio in provincia di Messina. Perché è stato un incontro proficuo? Perché subito ci siamo resi conto che qualche cosa cambiava. E non cambiava come le altre volte, solo per dire si cambia, ma non si cambia niente, come siamo abituati in Sicilia e forse in tante regioni d'Italia, quando si tratta di amministrare, cambiare per non cambiare. Si cambiava perché necessariamente le regole del gioco erano cambiate. Lo abbiamo capito subito quando, in maniera semplice, io ho capito che nel bilancio non ci sarebbero stati più i residui attivi. Per chi si intende poco di bilancio, perché ha gestito forse anche piccoli bilanci, capisce che cosa significa in un bilancio non potere più giocare con i residui attivi. Significa effettivamente mettersi in moto per comprendere che cosa significa un nuovo sistema di bilancio e lavorare con il nuovo sistema. Diciamo che la Commissione Bilancio
ha cercato in tutti i modi di comprendere come poter ragionare su questo bilancio, perché di ragionamento si tratta, i numeri sono sempre più streminziti, perché gli apporti da parte della Regione, dello Stato e anche diciamo, degli organi che ci sovrastano ormai sono pochi. È vero che qualunque cosa noi facciamo dobbiamo mettere le mani nelle tasche dei cittadini, ci piaccia o no. È questa la nuova realtà, è questo quasi, mi dispiace usare questo termine, il grido di dolore che si dovrebbe alzare da questi banchi. Perché vedete, ogni tassa che noi mettiamo, ogni cosa che noi facciamo, facciamo mutui, non possiamo fare diversamente, perché prima ci aspettavamo i proventi dello Stato e della Regione. Oggi sappiamo che questi proventi dicono che arriveranno. Io credo, per la mia esperienza anche di persona che ha gestito i soldi dello Stato, so che non arriveranno, sindaco, e lei lo sa bene, o se arriveranno, arriveranno così tagliati che non ci permetteranno di vivere. Quindi da questo momento in poi un bilancio preventivo deve guardare ancora meglio che cosa noi preventiviamo per il futuro del nostro paese. Cioè qualunque spesa preventiviamo deve essere una spesa necessaria e sostenibile. Uso questi due termini, necessario e sostenibile, perché non possiamo giocare più. Non possiamo giocare più. Quando in una famiglia manca il primario, certamente il secondario viene messo da parte, perché dobbiamo andare avanti per intanto portare avanti la gestione della nostra casa. E così è nel caso del nostro comune. Per tornare al discorso della commissione, devo dire che anche i revisori dei conti sono stati in grande difficoltà, perché mi pare che da noi sono arrivati, il bilancio è arrivato giorno, vediamo se mi date un aiuto perché io nelle date mi perdo, ma mi pare che il bilancio è arrivato il 9 luglio, l'11 novembre, ma la relazione dei revisori dei conti è arrivata molto più tardi, perché in realtà anche loro avevano, quando è arrivata, o è al contrario, quasi pari, aspettate, io, no, ma ha importanza, perché uno che, il mio discorso nasce anche da questo, dal fatto che la commissione, il bilancio è arrivato in data 19 novembre ultimo scorso e la relazione 19 novembre, io ho segnato, me lo sono andato a guardare, e la data dei revisori è arrivata il 6 novembre ultimo scorso, mi sbaglio o no? Il 6 novembre è arrivato in commissione il parere dei revisori dei conti. Quando noi abbiamo il parere, noi non possiamo ragionare senza il parere dei revisori dei conti. I revisori dei conti hanno avuto le loro difficoltà come li abbiamo avuti tutte noi, perché un parere che arriva il 6 novembre, oggi quanto ne abbiamo, scusate? Lo chiedo a voi. Quindi 3 dicembre, e a questo punto sono stati molto limitati i tempi. Comunque, io ho notato, questa è la relazione della commissione. Ora, e la commissione ha lavorato, diciamo, nei giusti tempi, non ha perso tempo, ha accolto tutti i funzionari per capire nei vari settori quali erano le disponibilità, che cosa era rimasto nel bilancio, e poi ora e ognuno si esprimerà per conto proprio. Io cosa devo dire personalmente? Personalmente dico che anche quest'anno il bilancio preventivo, anche se siamo alla fine del consuntivo, è un libro dei sogni, come sempre, un libro dei sogni che non si può realizzare. Qualunque sindaco, e qui lo dico anche nel caso di Di Guardo, per il suo paese vorrebbe il meglio, ma il meglio quando non ci sono le possibilità poi diventa altro, diventa scelta, e diventano scelte difficili per tutti. Quindi non sono, non sto accusando l'amministrazione.
amministrazione me ne guarderei bene. Dico soltanto che personalmente credo che noi non possiamo continuare con la filosofia dei mutui. Qualunque opera vogliamo fare, capisco che dobbiamo investire e dobbiamo toccare le tasche dei cittadini, però i mutui facciamoli per quelle opere che sono necessarie e indispensabili. La gente in questo momento non è in grado di poter pagare, di poter essere tartassata di tasse, perché le tasse ci arrivano da tutte le parti. Quindi io credo che su questo dobbiamo essere oculati. Facciamo di meno, facciamo le cose necessarie se dobbiamo mettere le mani nelle tasche dei cittadini. La Commissione ha preparato degli emendamenti di Commissione, stasera saranno presentati, e ha seguito due criteri. Il criterio della conoscenza del Paese, perché il bilancio va calato nella realtà di ogni Paese, non è il bilancio dello Stato, è il bilancio del comune di Mister Bianco, e quindi deve servire i cittadini di Mister Bianco. È il criterio dei bisogni quindi di questi cittadini. E con questo augurio che io invito i consiglieri a meditare, a dare il loro apporto in maniera costruttiva, sia maggioranza che minoranza. Grazie. Grazie consigliere Buzzanca. Non ci sono, l'assessore vuole, c'è il sindaco, abbiamo, no, l'assessore, va bene così, se non ci sono altre domande. Stiamo passando direttamente agli emendamenti. Primo emendamento è presentato dall'amministrazione, il emendamento numero 1. Dottoressa, prego. Siamo passati agli emendamenti. Allora, l'emendamento numero 1 è un emendamento più che altro strettamente tecnico. Variando alcuni capitoli riguardanti le spese del personale, precisamente per un totale di 1.500. Ci sono dei capitoli in meno e dei capitoli in più, cioè in seguito allo spostamento del personale si è dovuto quindi... Quindi dicevo che sono alcuni capitoli delle spese del personale, più e meno, quindi non mi cambia la spesa totale del personale. Un altro capitolo che riguarda le partite di giro. Nell'emendamento già presentato in commissione, nelle partite di giro avevo aumentato l'entrata e la spesa per 200.000 euro. Mi sono accorta che già stiamo superando questa somma, quindi l'ho rifatto sempre senza cambiare niente, però anziché 200 lo stiamo aumentando di 300.000, già firmato un'altra volta da parte del Collegio dei Revisori, ma è entrate e spese, quindi da un punto di vista tecnico non mi cambia niente. Questa partita di giro non è altro che i pagamenti che andiamo a fare per lo split payment dell'IVA, nel senso che quando facciamo i mandati di pagamento dobbiamo trattenere ai fornitori l'IVA che il mese successivo andiamo a versare poi all'erario. Ci sono domande? È solo una voce? No. Comprende solo una voce, e la voce alle partite di giro, servizi per conto di terzi. Se volete la copia, l'ho completata in questo momento, altro non cambia niente. Allora. Favore. Per favore, signori consiglieri. Ci sono domande? Non ci sono domande. Passiamo a votazione. Stiamo votando l'emendamento presentato dall'amministrazione. Corsaro. Corsaro. Marinello. Marchese Matteo. Lucisano. Adornetto.
Monaco, San Donocito, Foti, Napisarda, Santa Paola, Lena, Riolo, Vitrano, Galasso, sì, Galasso, Caruso, Ricciardello, La Spina, Marchese, sì, Tenerello, Scaletta, Nicotra, Basile, Vittorio, Buzzanga, Orlando, Russo, Zanghi, Puglisi, Giaccone e Marchese D'Amelio. 29. 29 sì, l'emendamento viene approvato. Passiamo all'emendamento numero 2. L'emendamento numero 2 è una sistemazione di entrate e spese di partite correlate più che altro. Allora, per quanto riguarda le entrate, abbiamo messo nella risorsa 2.1.140 un aumento di 11.000 euro. Questo riguarda un finanziamento che è stato chiesto al Ministero per indagini diagnostiche dei solai sugli edifici scolastici. C'è questo contributo da parte dello Stato per un totale di 23.488,17, di cui il Ministero ci dà 11.000 euro e il Comune deve cofinanziare questo progetto, questa spesa per 12.488,17. Quindi ho istituito il capitolo sia in entrata che in spesa. Nella risorsa di entrata 2.200 invece c'è un aumento di 189.425,84. Questa entrata è un decreto da parte della Regione per il canone di locazione nel campo dei servizi sociali. Quindi c'è il decreto di assegnazione e ho aumentato entrata e spesa. Mentre c'è il titolo poi 301.315, è un aumento nel campo del servizio smaltimento rifiuti di 20.951,50. Ho incassato in più e quindi anche nella parte spesa c'è questo aumento di 20.951,50 nella funzione sempre dello smaltimento dei rifiuti. Signori, per favore, signori consiglieri, un attimo, dottoressa, per favore. Grazie, prego. Nel titolo quarto, alla funzione 45.510, sto incassando in più 50.000 euro per la vecchia sanatoria. Questi 50.000 euro nella parte spesa vengono suddivisi nel titolo secondo degli investimenti. E quindi sono delle sistemazioni grazie. In più nella parte spesa degli investimenti. Grazie, dottoressa. Domande? Stessa votazione? No? Facciamo la votazione. Corsaro, Marinello, Marchese, Lucisano, Adornetto, Monaco, San Donocito, Foti, Napisarda, Santa Paola, Arena, Riolo, Vitrano, Galasso, Caruso, Ricciardello, La Spina, sì, Marchese, Tenerello, Scaletta, Nicotra, Basile, Vittorio, Buzzanga, Orlando, Russo, Zanghi,
Puglisi, Iacone, Marchese Domenico. Quindici, quattordici sì, l'emendamento viene bocciato. Siamo alla lettura, dottoressa, il terzo emendamento. Nicotra,
Basile, Vittorio, sento Buzzanga, Orlando, Russo, Zanghi, Guglisi, Giaccone, Marchese Domenico. E l'emendamento viene bocciato con 15 voti favorevoli e 14, 15 voti contrari e 14 favorevoli. Questi sono i primi tre, dottore. Questi sono gli emendamenti all'amministrazione. Abbiamo altri emendamenti presentati dal consigliere Caruso Serafino. Emendamento numero 4. Prego, dottore, consigliere Caruso. Sì, da questo momento in poi sì. Grazie Presidente, Sindaco, colleghi consiglieri. Una breve premessa nel presentare gli emendamenti al bilancio di previsione. Sono degli emendamenti, più che altro, visto che ormai si parla di dicembre, degli emendamenti di assestamento laddove si può ancora intervenire. Mi riferisco in particolare a questo emendamento, il numero 4, toglie dei soldi al capitolo dei debiti fuori bilancio, non ne occorrono più, e la variazione in più e al cimitero per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi. Io ritengo che quello del cimitero sia in questo momento uno dei versanti dove c'è più bisogno di risorse economiche, ragion per cui questo emendamento è in diminuzione di 20.000 euro della risorsa del debito fuori bilancio e 20.000 euro in più per quanto riguarda l'acquisto beni per il cimitero. Possiamo passare agli ordini del giorno. Passiamo a votazione. Siamo Corsaro assente, Marinello, Marchese Matteo, Lucisano, Adornetto, assente, Monaco, Sant'Anocito, Foti, Navisarda, Santa Paola, Arena, Riolo, Vitrano, assente, Galasso, Caruso, Ricciardello, La Spina, Marchese Antonino no, Tenerello, Tenerello, Scaletta, Nicotra, Nicotra assente, Basile, Vittorio, assente, Buzzanga, Orlando, Russo, Zanghi, assente, Puglisi, assente, Giaccone, Marchese Domenico. Indici. Pronti, come siamo combinati? L'emendamento viene approvato.
Non lo sembra. 15 con 8, è il secondo emendamento. Secondo emendamento, prego. La Russo. Dico solamente da dove si tolgono e dove si aggiungono. Questo emendamento costa di 3.000 euro, si toglie dall'IRAP dell'acquedotto comunale, non serve più a questo punto, e lo stesso importo viene aggiunto 3.000 euro alla protezione civile, però non nel servizio per quanto riguarda le aquile, ma per quanto riguarda... Il numero... Ah no, scusa, mi sono confuso, hai ragione, perdonami. Emendamento numero 5. Perdonami, perdonami, hai ragione, scusami. Perdonami. Che è uguale al precedente. È uguale al precedente, esatto. Il numero 5 è uguale al precedente, sia nell'entità dei 20.000 euro, in diminuzione, sia nell'aumento dei 20.000 euro, sempre servizi cimiteriali per l'acquisto di beni da parte del servizio cimitero. Giusto, dottoressa? È uguale a quello precedente, sì. Passiamo a votazione. Corsaro? No. Assente. Marinello? Sì. Marchese Matteo? Sì. Lucisano? Sì. Adornetto? Assente. Monaco? Sì. Sant'Anocito? Sì. Foti? Sì. Rapisarda? Sì. Santa Paola? No. Arena? Riolo? Vitrano? Assente. Galasso? Sì. Caruso? Sì. Sardello? Assente. La Spina? No. Marchese, no? Generello? Sì. Scaletta? Nicotra? Assente. Basile? Assente. No, Basile no. No, no. Vittorio? Assente. Buzzanga? Sì. Orlando? No. Russo? Sì. Zanghi? Assente. Puglisi? Assente. Giacone? Sì. Marchese Domenico. Marchesa Domenico, questa votazione del 2015, l'emendamento viene approvato. Emendamento numero 6, Caruso. Numero 6, l'importo dell'emendamento è di 10.000 euro. In diminuzione dal debito fuori bilancio vengono aggiunti al settore della viabilità, quindi per quanto riguarda l'acquisto inerente al servizio di viabilità, quindi segnaletica e quant'altro. Prestazione di servizio, giusto, prestazione di servizio, quindi nel campo della viabilità, che credo che sia uno dei punti delle note dolens del nostro comune, quindi nel momento in cui ai debiti fuori bilancio questi soldi non occorrono, ormai siamo al 3 dicembre, ritengo che quello della viabilità possa trovare ristoro da questo intervento, anche quello successivo, però poi lo spiegherò. Orsaro, assente. Marinello, sì. Marchese Matteo, Lucisano, Adornetto, assente. Monaco, Sant'Anocito, Foti, Rapisarda, Santa Paola, Arena, Riolo, Vitrano, Galasso, sì. Caruso, sì. Sardello, sì. La Spina, sì. Marchese Andarino, no, Generello, sì. Scaletta, sì. Nicotra, Basile, Vittorio,
Zanga. Sì. Orlando. Sì. Russo. Sì. Dagni. Assente Puglisi. Assente Giacone. Sì. Il Marchese Domenico. 15 sì, i 16 può fare, 16 sono. Siamo in base di tutto. Facciamo 5 minuti. Che ho fatto ormai? Ma niente, andiamo avanti, va bene, grazie, andiamo avanti. Caruso, settimo emendamento. Settimo emendamento, capitolo in diminuzione, quello che riguarda il servizio idrico, l'importo è di 5.000 euro, capitolo in aumento di 5.000 euro al settore della viabilità. Grazie. Orsaro. Pareri sono... Scusa, non è che ha detto tu che lo vuoi fare. Orsaro, assente. Marinello, Marchese, Lucisano, Adornetto, assente. Monaco, Sant'Anocito, Foti, Ravisarda, Capisarda, Santa Paola, Arena, Riolo, Vitrano, Galasso, Caruso, Ricciardello, Ricciardello, che dirlo, La Spina, Marchese no, Generello, Generello sì, Scaletta, Nicotra, Basile, Vittorio, Buzzanga, Buzzanga, Orlando, assente. Russo, Zanghi, assente. Puglisi, assente. Giacone, 15. L'emendamento viene approvato. 15 voti a favore. Emendamento numero 8, Caruso. L'emendamento numero 8, anche questo come uno dei precedenti, 5.000 euro in meno dall'IRAP del servizio idrico, la stessa somma in aumento al servizio cimiteriale, prestazione di servizio. Passiamo a votazione. Corsaro, assente. Marinello, Marinello, assente. Marinello, sì. Marchese, Matteo. Matteo, assente. Lucisano, Adornetto, aspetta un attimo perché sono che sei. Monaco, Sant'Anocito, Foti, Ravisarda, Santa Paola, Arena, Riolo, Vitrano, Galasso, Caruso, Ricciardello, La Spina, Marchese Antonino no, Generello, Caletta, Incotra, Basile,
Vittorio? Vittorio? Assente. Buzzanga? Orlando? Russo? Zanghi? Puglisi? Giaccone? E Marchese Domenico. Entra Marchese Matteo e vota sì. 15. L'hai votato tu, sì. E vota no. Presente 29. 15 con 14. L'emendamento viene approvato. Emendamento numero 9, Caruso. Sì. Emendamento numero 9, 4.000 euro in diminuzione dal servizio economico, e quindi titolo 1, funzione 1, eccetera, eccetera, servizio economico 4.000 euro in meno, vanno ad incrementare dello stesso importo, cioè 4.000 euro, il servizio di viabilità, sempre prestazione di servizio. Corsaro. Marinello, Marchese Matteo, Lucisano, Adornetto, Monaco, Sant'Anocito, Foti, Rapisarda, Santa Paola, Arena, Riolo, Vitrano, Galasso, Caruso, Cartello, La Spina, che se no, Tenerello, Scaletta, Nicotra, Basile, Vittorio, Buzzanga, Orlando, Orlando, assente, Russo, Zanghi, Puglisi, Giaccone, Marchese no. 15 favorevoli, 14. Non mi ha detto niente, fatta affare tuoi. Presidente sono 28. 15 favorevoli, 13 no. E una sera. Emendamento numero 9. 10. 10. Sì, 10. Emendamento numero 10. E un emendamento che varia la parte spesa per l'anno 2016. Al titolo 1, in diminuzione di 4.000 euro per quanto riguarda, dottoressa, le spese di rappresentanza, credo che siano. No, questo è economico-finanziario, sì, e lo stesso importo, 4.000 euro, si vanno ad aggiungere all'assistenza scolastica. Per quanto riguarda i libri, avevamo dice i libri di testo per l'acquisto per i ragazzi indigenti, prestazione di l'assistenza scolastica. 1455 avevamo deciso per l'1455, quindi l'acquisto di libri di testo per le famiglie indigenti. E nel 2016 perché il 2015. Corsaro? No. Marinello? Marchese Matteo, Lucisano, Adornetto, Monaco, Sant'Anocito, Foti, Rapisarda, Santa Paola,
Arena, Riolo, Vitrano, Vitrano, Galasso, Caruso, Cerdello, La Spina, Marchese, no? Generello, Scaletta, Nicotra, Basile, Vittorio, Buzzanga, Orlando, Rosso, Zanghi, Puglisi, Giaccone, Marchese Domenico. 17. L'emendamento viene approvato con 17 voti favorevoli. Numero 11, Zergo, dottore Caruso. Allora, il numero 11, l'emendamento numero 11 è di un importo di 2.500 euro, in diminuzione di 1.000 per quanto riguarda segreteria, di 1.500 organi istituzionali, la somma di 2.500 in diminuzione viene aggiunta, quindi di pari importo 2.500, alla viabilità, prestazione di servizio. Corsaro, Marinello, Marchese, Lucisano, Adornetto, Adornetto, no, Monaco, Sandonocito, Foti, Capisarda, Santa Paola, Arena, Riolo, Vitrano, Galasso, Caruso, Cerdello, La Spina, Marchese Antonio, Generello, Scaletta, Nicotra, Basile, Vittorio, Cuzzanga, Orlando, Russo, Zanghi, Puglisi, Giaccone e Marchese Domenico. L'emendamento viene approvato. Emendamento numero 12, Caruso. L'emendamento numero 12 costa di 4.000 euro, in diminuzione del servizio economico, in aggiunta all'acquisto beni per il cimitero. Corsaro, Marinello, Marchese Matteo, Lucisano, Dornetto, Monaco, Sandonocito, Botti, Capisarda, Santa Paola, Arena, Arena, Riolo, Vitrano, assente, Galasso, Caruso, Cerdello, La Spina, Marchese, no? Generello, Scaletta, Nicotra, Basile, Vittorio, Vittorio, Buzzanga,
Orlando. Russo. Sì. Zanghi. Puglisi. Giacone. Marchese Davino. 15. Sì. 16. Emendamento viene approvato. Emendamento numero 13. Caruso. L'emendamento numero 13 consta di 3.000 euro, in diminuzione dall'IRAP dell'acquedotto, in aumento dello stesso importo alla viabilità prestazione di servizio. Corsaro, Marinello, Marchese Matteo, Lucisano, Lucisano, Adornetto, assente, Monaco, Sant'Anocito, Foti, Capisarda, Santa Paola, Arena, Riolo, Vitrano, Galasso, Caruso, Certello, La Spina, Marchese, no? Pianerello, Scaletta, Scaletta, Nicotra, Basile, Vittorio, Uzzanga, Orlando, Russo, Zanghi, Puglisi, Giacone, Marchese Domenico, 16. Emendamento numero 14, Caruso, prego, viene approvato l'emendamento numero 13. Il numero 14 costa di un importo di 3.000 euro. Il capitolo in diminuzione è quello dell'IRAP dell'acquedotto, si aggiunge 3.000 euro al capitolo dell'illuminazione pubblica. Corsaro, assente. Marinello, Marchese Matteo, Lucisano, Adornetto, assente. Monaco, Monaco, Sant'Anocito, Foti, Rapisarda, Santa Paola, Arena, Riolo, Vitrano, assente. Galasso, Caruso, Sardello, assente. La Spina, Marchese Antonino, no. Tenerello, Scaletta, Nicotra, Basile, Vittorio, Uzzanga, Orlando, Russo, Zanghi, Puglisi, Giacone e Marchese, 16. L'emendamento numero 14 viene approvato. Emendamento numero 15, Caruso. L'emendamento numero 15 è di 3.000 euro. In diminuzione dall'IRAP dell'acquedotto, in aumento dello stesso importo per la protezione civile. No, Corsaro, assente. Marinello, Marchese Matteo, Lucisano, Adornetto, assente. Monaco, Sant'Anocito, Foti, Capisarda,
Santa Paola, Riolo, Arena, Riolo, Vitrano, assente, Galasso, Caruso, Di Ciardello, assente, no, La Spina, Marchese, no, Scaletta, Tenerello, Scaletta, Nicotra, Basile, Uzzanga, Orlando, Russo, Zanghi, Giaccone e Zanghi, no, Luchisi, Giaccone e Marchese Domenico, no, 15. E ne ci vuole più. Viene approvato con 15 voti favorevoli. Emendamento numero 16, Caruso. L'emendamento numero 16 è l'intervento di 30.000 euro e riguarda la parte spesa in diminuzione. Allora, c'è da fare una premessa. La parte spesa del 2016, appunto. La previsione dell'intero capitolo è di 400.000 euro. Fatto salvo, si parla di manutenzione del verde, fatto salvo la quota parte di questo intero capitolo per quello che riguarda gli emulamenti che spettano a Etna Ambiente, i 30.000 euro in diminuzione riguardano altri soggetti che a Mister Bianco, ormai possiamo definire quasi una multiservizi, si occupa anche della manutenzione del verde. Ritengo che sia importante ed eticamente corretto destinare questi 30.000 euro al servizio dell'assistenza scolastica, in particolare al rimborso per gli abbonamenti delle famiglie che pagano ai figli il trasporto per chi si reca a Catania. A maggior ragione che nel 2016 una scelta infausta aveva fatto diminuire ancora questo capitolo di ulteriori 20.000, per cui si era ridotto a 60.000. Quindi queste 30.000 fanno, se approvato chiaramente l'emendamento, fanno dare un piccolo respiro di sollievo alle famiglie che hanno i propri figli che si recano quotidianamente in città. Caruso, Corsaro, no, Marinello, assente, Marchese Matteo, Lucisano, Adornetto, assente, Monaco, Andalocito, Foti, La Bisarda, Santa Paola, Arena, Riolo, Vitrano, assente, Galasso, Caruso, Di Ciardello, assente, no, La Spina, Marchese, Tenerello, Scaletta, Nicotra, assente, Nicotra, assente, Basile, Vittorio, Ozzanga, Orlando, Russo, Zanghi, Puglisi, Giaccone, Marchese Domenico, no, Arenello entra e vota, sì, 16. L'emendamento viene approvato. Passiamo alla lettura. 17° emendamento, dottore, consigliera Buzzanca. Grazie Presidente. Questo intervento riguarda il capitolo 1, la funzione 5, il servizio 2 e l'intervento 3.
togliamo 15.000 euro dagli spettacoli e li mettiamo 10.000 euro per rimborso spese, abbonamenti e contributi, acquisto libri per bambini indigenti e 5.000 per sistemazione scuola bus. Orsaro. Prego. Non mi avessi popolare per dire. Come presidiere, ho chiamato prima della votazione. Io voglio dire, allora calore, ora finire. Allora, signor Presidente, colleghi consiglieri, signor Sindaco, prima cosa, era giusto e corretto che questo emendamento voi, che questa sera si è votato, vi davate anche alla maggioranza. Era uno. Questo era uno che non avete neanche distribuito. Questi emendamenti che avete, che poi un'altra cosa. Stiamo facendo un danno, secondo me, a Mister Bianco, che è il fede pubblico e queste cose, che è una cosa che ci vantiamo qui a Mister Bianco. Ci vantiamo che di avere una città piena di piante, piena di prati, tutte queste cose di qua. Comunque, io la finisco qua perché è una delusione. Io pensavo che magari avete proposto cose anche importanti. È giusto che dice i libri che si danno alle persone più vicine, penso che già i soldi l'amministrazione li aveva messi bene. E quanto riguarda gli abbonamenti, ci sono gente che li può uscire i soldi e gente magari che non li può uscire. Per quelli che non li possono uscire, penso che l'amministrazione in questi anni li ha dati. Noi qua stiamo mischiando per fare una ripicca a questa amministrazione, e facendo l'amministrazione penso che si fa anche a peso di Mister Bianco. Comunque andate avanti col vostro bilancio e vi auguro tante belle cose. Grazie consigliere, passiamo a votazione. Orsaro, assente. Parinello, Marchese, Lucisano, Adornetto, assente. Monaco, Sandrocito, Foti, La Pisarda, Santa Paola, Arena, Riolo, Vitrano, assente. Galasso, Caruso, Cicciardello, La Spina, Marchese, Andolino, no, Tenerello, Scaletta, Nicotra, assente. Basile, Vittorio, Buzzanga, Orlando, assente. Russo, Zanghi, Puglisi, Giaccone e Marchesano. Lo stesso, la sezione 16, vero? Emendamento viene approvato, emendamento numero 18, Buzzanga, Russo, Marcello. Prego, allora ascolti, consigliere Russo, hanno avuto tutto il tempo per poterla in amministrazione poterlo leggere. Prego, consigliere Russo. Se lo andava a prendere. Come grazie, fanno Presidente. Gli altri. Grazie Presidente. Fanno tutto così. Penso che sia è stato tutto il tempo. Penso che sia l'ultimo prego. Emendamento. È uno spostamento di somme dal titolo 1, la funzione 1, servizio 1, intervento 3. Per quanto riguarda queste somme relative ai consulenti, vengono spostate 12.000 euro, li mettiamo al titolo 1, funzione 1, servizio 1, intervento 3, li diamo ai vigili urbani in quanto riconosciamo che sono il fuore all'occhiello di questa amministrazione e pertanto vanno premiati. Grazie. Corsaro, favorevole parere. Corsaro, assente. Parinello,
Marchese Matteo, Lucisano, Adornetto, assente, Monaco, Sant'Anocito, Foti, Rapisarda, Santa Paola, Arena, Riolo, Vitrano, assente, Galasso, Caruso, Cicciardello, La Spina, che se no, Generello, Scaletta, Nicotra, assente, Basile, Vittorio, Uzzanga, Orlando, Russo, Zanghi, Puglisi, Giacone, Marchese, 16. L'emendamento viene approvato. Passiamo alla votazione della delibera, così come è stata emendata. Gli emendamenti sono 18 in totale. Passiamo alla votazione delle delibere, così come è stata emendata. Alzare la proposta di delibera, così come è stata emendata. Così come è stata emendata. Corsaro. La domanda me la devono fare a me per fuori al microfono. Io ti sto dicendo, ci sono domande, beh, aspetta, per dichiarazione di voto. Dibattito sulla delibera dopo che è stata emendata. Prego, dopo che è stata emendata si può fare, facciamo. Prego. Abbiamo parlato fino adesso, grazie Presidente, abbiamo parlato fino adesso di numeri. Per favore, collega. Abbiamo parlato di numeri. Stasera cosa dicono i numeri? Marco, prego Caruso. Stasera i numeri hanno dato una conferma, la conferma è politica, ma che oramai da tempo da questi banchi si era capito. Mimmo. Che come nelle fiabe o negli incubi la maggioranza diventa minoranza e al contrario. E proprio perché questa sera, nel momento istituzionalmente più importante di un consiglio comunale, che è quello dell'approvazione della delibera, che a parte un aspetto meramente tecnico e di numeri è chiaramente l'aspetto politicamente più rilevante, da parte di questa parte di opposizione ci sono delle considerazioni da fare. Innanzitutto che non paga, anzi è certamente deleterio che dal 2012 fino ad oggi questa amministrazione ha posto in essere solamente un indirizzo monocorte, partendo dal 2012 con l'addizionale IRPEF, passando al 2013 con le aliquote al massimo all'IMU, il 2014 si contraddistingue per la TASI, anche questa al massimo, per non farsi mancare niente, completare e fare l'end plan
Sulle tariffe dei tributi il 2015 ce l'abbiamo per quanto riguarda il servizio idrico. Non paga. E non paga a maggior ragione perché questa amministrazione è sorta anche nel recepire quelle che sono delle direttive da parte di questo Consiglio. Io lo vorrei ricordare a me stesso e a chi ci ascolta. Nell'aprile di quest'anno, del 2015, viene presentata una mozione che viene inserita all'ordine del giorno del Consiglio Comunale successivo, firmato da autorevoli esponenti consiglieri, chiaramente riconducibile alla maggioranza del sindaco. Non faccio nomi perché siamo presenti e lo sappiamo. Questo ordine del giorno, che riguardava l'aumento dell'importo delle tariffe per i cittadini che volevano conferire all'isola ecologica, viene approvato dall'intero Consiglio Comunale. Era chiaramente un atto di indirizzo, le tariffe non le fa il Consiglio Comunale, le tariffe le fa la Giunta Comunale. Ma da questo Consiglio parte un atto di indirizzo alla Giunta Comunale dicendo: gli utenti non si accorgono, perché sono lievi, degli sgravi in bolletta per quanto riguarda il servizio dei rifiuti. Viene approvato, allegato all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, anche una vera tariffazione. Sono passati 8 mesi, nel frattempo la delibera sulla Tari viene approvata, ma da parte della Giunta Comunale c'è il silenzio totale. E anche questo, e anche questa la risposta di stasera. E una risposta stasera, se si voleva, visto i numeri, e ce lo dobbiamo dire tutto, potevamo darla anche da un punto di vista della incidenza sul contributo ai gruppi del carnevale, perché forti del nostro numero di stasera e forti dal fatto che chi era presente a quella riunione dai gruppi del carnevale ha avuto detto ufficialmente che non avrebbero fatto il carnevale, se si voleva si poteva intervenire anche sui residui, che sono quasi 40.000 euro, ma siccome, sottolineo, e mi sento di parlare a nome dei 15 o dei 16 che stasera abbiamo approvato gli emendamenti, abbiamo a cuore che questo carnevale si faccia a Mister Bianco, perché Mister Bianco è sinonimo di carnevale e viceversa, noi non abbiamo minimamente pensato per un secondo di fare questa scelta. Siamo contenti, almeno dalle notizie di stampa che ci pervengono, perché da quel momento in poi ufficialmente noi non sappiamo nulla, siamo contenti se il carnevale si fa, speriamo nella tradizione di questo paese che si faccia bene, temiamo che così non possa essere, però siamo certamente a disposizione per i gruppi di carnevale che, mossi da un'unica passione smodata per questo carnevale, eravamo sicuri che la scelta che hanno fatto alla fine è quella giusta. Io mi fermo qua. Spero che con questa sera, e sono certo che questa sera Mister Bianco, che per la prima volta boccia sonoramente l'amministrazione nell'atto politico più importante, che è quello del bilancio, questo paese di Mister Bianco svolti pagina, perché questo, permettetemi, è il primo tassello di una Mister Bianco 2017 che sicuramente sarà diversa da questi 5 anni che per fortuna volgono al termine. Grazie Presidente. Grazie consiglieri. Prego. Grazie signor Presidente, signor Sindaco, signori assessori, colleghi consiglieri, dottoressa, la ringraziamo, dottori revisori dei conti presenti, pubblico. E questo è un consiglio che segna una svolta. Dopo tanti manifesti, dopo tante parole dette, dopo tante discussioni in questo Consiglio Comunale, c'è questa novità. Novità che era in giro a Mister Bianco, perché se c'è un malcontento, noi che siamo espressione dei cittadini in quanto consiglieri comunali, ovviamente ce ne dobbiamo fare portavoce. Ce ne facciamo portavoce qui in consiglio, coi manifesti, e non andando a bocciare un bilancio, non andando a cambiare tutti gli interventi che ci sono, ma dicendo: questo non ci piace e questo ci piace, perché questo va a favore dei cittadini, va a favore dei problemi di manutenzione che ci sono, signor Sindaco, va a favore dei servizi sociali, perché fortunatamente grazie al nostro intervento aumentiamo i fondi dei servizi sociali. Facciamo degli interventi sugli emendamenti chiari, in cui diciamo
noi spettacoli, tanto per non ne vogliamo, non dobbiamo prepararci una campagna elettorale, noi siamo qui pronti a discutere con tranquillità. Ed è un segnale, signor Sindaco, che mandiamo a lei, perché tanti colleghi consiglieri di maggioranza spesso l'hanno sentita dire si fa così, e noi invece non ci stiamo. Noi vogliamo dialogare tutti e concordare i punti di amministrazione, perché se no l'amministrazione è di un uomo solo, e noi non vogliamo che l'amministrazione sia di un uomo solo, vogliamo che l'amministrazione sia di 36 persone, di 6 assessori e di 30 consiglieri, e tutti devono essere coinvolti. E quando abbiamo detto che auspicavamo anche dall'opposizione un cambio generazionale con l'ingresso di chi l'ha sostenuta dall'inizio in maggioranza, lei lo sa che gliel'ho detto personalmente, è il caso. Nulla togliendo a chi ha ben lavorato, però i tempi sono diversi, non siamo più nel 93 e nel 94, dobbiamo aprirci a forze nuove presenti all'interno dello stesso Consiglio, in maniera serena e tranquilla, perché sennò diventa una battaglia tra una persona e 30 e non ha senso, signor Sindaco. Noi siamo qui a lavorare per la comunità, e allora questi esempi non sono attaccare una persona o un'amministrazione, perché si sono aumentati i soldi e si sono tolti ai consulenti, cerchiamo di capirci, e questo è un dato di fatto. E allora qua in maniera serena diciamo, signor Sindaco, tutti e 30 qua come Consiglio siamo pronti a discutere. E siamo pronti a discutere, come ha detto un mio collega prima, da nuova maggioranza alla vecchia maggioranza, da nuova maggioranza a opposizione. E con la nuova maggioranza, cioè col Consiglio Comunale, si deve discutere, si troverà un punto di sintesi, si troverà un punto di accordo. Certi che il punto di partenza e di ritorno di tutta l'attività del Consiglio Comunale, degli assessori e sua, signor Sindaco, si chiama Mister Bianco, non si chiama in altra maniera. Questo è l'obiettivo che tutti abbiamo, non ci sono stati atteggiamenti ostruzionistici, purtroppo qualcuno fa la strumentalizzazione su Facebook, perché poi sono i fatti quelli che parlano, signor Sindaco. E allora finiamola con la strumentalizzazione su Facebook, manifesti e quant'altro. Mai si sono fatti attacchi personali, non appartengono a nessuno di noi. Diciamoci chiaramente le cose come stanno, sediamoci e discutiamo per Mister Bianco e finiamola col muro contro muro, perché non serve a nessuno. Pensiamo a Mister Bianco. Grazie. Grazie consigliere Matteo. Consigliere Russo, facoltà di parlare. Grazie Presidente, buonasera ai presenti e al gentile pubblico e chi ci ascolta. Io non voglio infierire su questa ex maggioranza, devo dire, perché ormai è evidente. Noi siamo la voce dei cittadini, la voce del popolo che ci ha eletto e ascoltiamo le necessità che ci vengono da loro rivolte. Tutti gli emendamenti sono stati fatti in quest'ottica, proprio perché questa amministrazione in questi anni è stata sorda, ha avuto un uomo solo al comando, non ha voluto ascoltare quello che gli viene detto da questi banchi già dall'inizio e ha continuato imperterrito. Abbiamo espresso con gli emendamenti l'acquisto, abbiamo pensato ai bambini indigenti e mi dispiace che un assessore dei servizi sociali non lo voti, è un controsenso. Abbiamo tolto i soldi ai consulenti. I consulenti dovrebbero essere a titolo gratuito, dovrebbero essere onorati di essere consulenti di questo comune e l'abbiamo dato ai vigili urbani che con un alto senso di abnegazione ogni giorno indossano la divisa e mettono a rischio la propria incolumità, la propria vita. L'abbiamo dato per gli scuolabus, ogni tanto si guasta qualche scuolabus e quindi era giusto che venisse anche manutenzionato. Semplici emendamenti che la ex maggioranza avrebbe dovuto votare e ne saremmo stati anche tutti quanti contenti, forse magari non hanno visto gli emendamenti, non li hanno potuto attenzionare per bene, però potevano comunque farlo. Speriamo comunque nel futuro che si ragioni tutti quanti insieme nell'ottica sempre per migliorare questo paese. Grazie. Grazie Presidente. Consigliere Russo, consigliere Abuzzani. Grazie Presidente. Chi mi ha preceduto ha parlato che questa sera un consiglio ha dato una svolta. Io non credo che abbiamo dato una svolta. Io ho voluto votare ed essere compatta con questa minoranza che è stata sempre minoranza tra virgolette bistrattata, perché le minoranze servono a ragionare, servono a confrontarsi con la maggioranza, ma le scale di quel comune, qualcuno una volta mi disse, non faccio nomi,
A me, io voglio essere di chi che può chianare scale e bussare una porta d'usina e cambiano bandiera. Io penso che un sindaco che vuole gestire un paese in maniera conforme ai bisogni dei suoi cittadini deve cercare di unire maggioranza e minoranza insieme, sempre nel gioco dei ruoli, perché noi fino ad oggi siamo stati al gioco dei ruoli, ma stasera, come diceva Matteo, abbiamo voluto dare un segnale che non distrugge questa amministrazione, perché in fondo i nostri emendamenti sono rivolti anche a fasce deboli, sono rivolti a meno sprechi, se di sprechi oggi si può parlare, perché oggi di sprechi non si può parlare, i soldi sono tanto pochi che non si parla di sprechi. Marcello ha parlato di un uomo solo al comando e 10, io invece parlo di un triumvirato al comando. I triumvirati non servono a niente, li usava Cesare. Grazie consigliere Buzzanca, ci sono altri interventi, consigliere Corsa. Grazie Presidente, ovviamente il mio intervento sarà prettamente e squisitamente di natura tecnico e politica. Tecnico perché mi viene da ridere pensare che si dica che in consiglio si viene per costruire e poi si chiedono 15 minuti di sospensione, salta il numero e bruciamo denari non votando già ieri gli emendamenti e l'intero bilancio, quindi bruciamo denari perché qualcuno chiede mezz'ora di sospensione, poi non ci si ripresenta in aula, grazie a Dio ci sono le registrazioni, e salta il numero legale, che certamente non per questa maggioranza, minoranza, opposizione quella, perché poi fondamentalmente non perdiamo di vista che l'obiettivo è sempre quello del bene comune. Mi viene da ridere, mi viene veramente da ridere, e lo dico con simpatia quando ascolto qualche consigliere che parla ancora di carnevale, quando nella riunione dei capigruppo con i capigruppo dei gruppi di carnevale ha detto noi votiamo no alla delibera. Bene, le verità di Pulcinella in consiglio comunale votano astenuto, proprio perché la parola è parola. Ma chiaramente grazie a Dio abbiamo le registrazioni. Qui non si parla di appartenenza politica, qui si parla di anche parola che viene data. Mi dispiace la strumentalizzazione fatta dal collega Russo, lui sa quanto tengo alle fasce svantaggiate. Il mio no non è tanto un no alle fasce svantaggiate, perché quotidianamente, grazie a Dio, i fatti dimostrano altrettante cose. Ma il mio no è perché forse non hai letto il secondo emendamento che hai bocciato, l'emendamento tecnico, che toglie di fatto 150.000 euro, non i 10.000 o gli 8.000 dei libri, 150.000 euro per il contributo integrativo al canone di locazione. Forse non l'hai letto tu, Marcello. Inoltre, nell'emendamento tecnico che hai bocciato, o che tanti hanno bocciato, si tolgono 30.000 euro di entrate in più, che non possiamo destinare a nessuno. Quindi di fatto tronchiamo l'ingresso di 30.000 euro nell'assestamento che aveva proposto tecnicamente, perché quello poi ha una natura tecnica. Inoltre si tolgono altre 50.000 euro di sanatorie che non possiamo utilizzare. Quindi non 10.000, caro collega Russo, siamo già a 150 più 30 più 50.000. Inoltre, il terzo emendamento tecnico che il collega Russo con molti altri hanno bocciato, io qui non parlo di appartenenze politiche, si parla di bene comune, che è un'altra cosa, Manca al comune la somma per manutentare le nostre scuole con le caldaie, quindi quando poi non funzioneranno le caldaie, che non si venga a dire questa amministrazione, poi chiaramente diremo guarda l'amministrazione gliel'ha messo i soldi, non il consigliere X, il consigliere Y, l'assessore X, l'assessore Y, il consiglio comunale ha detto che non vuole mettere le caldaie nelle scuole, non vuole manutentarle, quindi che ognuno si assuma la responsabilità e non faccia demagogia sulle fasce svantaggiate. Ne abbiamo abbastanza di queste battute inutili da social network deviati, da grillino della prima ora, perché i grillini sono cresciuti, ma qua mi pare che qualcun altro va indietro rispetto alle critiche sui social. Per quanto riguarda gli emendamenti, io
nulla da eccepire, alcuni buoni, alcuni meno buoni, ma nella vita si parla e si discute se si vuole raggiungere un obiettivo comune. Io non dico bugie, collega Buzzanga, gli emendamenti sono lì, fino a oggi sono lì, no, c'era l'emendamento, allora io non ne dico bugie, Mario Antonio, ascolta, va bene, non mi fanno parlare, ovviamente parlo e non mi fanno parlare, è ovvio, è scontato, io sto zitto in religioso silenzio, voi parlatemi sopra. Si legga gli emendamenti che ha bocciato. Consigliere Corsaro, come la consigliera Buzzanga è venuta a parlare? Io chiedo scusa, Presidente, ma mi disturbano. Lo so. Io non ho disturbato, per favore. Ecco, io non ho disturbato a nessuno. Non l'ho disturbato a nessuno. Prego la gentilezza e l'intelligenza umana di non strumentalizzare le fasce svantaggiate, perché questo è veramente di bassissimo livello. Poi, quello che dico io è un'altra cosa. Di certo c'è di fare un ragionamento politico, mettiamoci i piedi per terra, ovviamente, quando i numeri non tornano è anche il momento, questo in amministrazione, in consiglio comunale, si vedono i gruppi politici, di fare anche un attimo di confronto politico, perché al di là del singolo atto o dell'atto completo, il bilancio, l'emendamento che sia, di fatto c'è da fare una riflessione politica e la riflessione deve essere fatta. Ciò non di meno, io parlo a titolo personale sul bilancio, complessivamente sulla debita di bilancio, non voglio fare muro contro muro, proprio perché non mi sento di andare contro perché una cosa è proposta da un altro, piuttosto che continuare a vivere questo tipo di politica che non porta da nessuna parte. Muro contro muro non porta da nessuna parte. Non voto favorevole, ma mi asterrò alla delibera del bilancio, Presidente, e mi astengo perché nonostante tutto io credo veramente che possa esistere la bella politica e che possa esistere anche il vero senso delle istituzioni, ed in questo, nel mio cuore e nella mia mente, penso che si debba ragionare sul serio sulla questione della sana del sano dibattito politico, non su quelle cose che provocano astio, non sulle battute che possono screditare o dare credito a qualcuno, perché queste sono cose, cioè la verità è un'altra, la verità è che noi dobbiamo dare conto alla gente, la verità è che comunque dobbiamo essere un po' tutti più seri e più solidi in tutta la questione politica, tutta la politica deve riprendere il suo obiettivo, la sua strada maestra, e mi auguro che su questo si rifletta seriamente tutti quanti insieme, tutto il Consiglio Comunale. Grazie Presidente per avermi concesso la parola. Grazie, signora Corsaro, Foti ha facoltà di parlare. Grazie Presidente. Presidente, io parto di da dove è finito il Vice Sindaco. Cioè io trovo assurdo che stasera, oltre la bruttissima figura che ha fatto l'amministrazione in aula, andando sotto nell'atto più importante di un'amministrazione comunale, c'è un Vice Sindaco che dice, fa la sua dichiarazione di voto e dice che si assisterà alla delibera di bilancio, cioè siamo arrivati proprio, stiamo toccando noi il fondo, stiamo andando sotto il fondo, perché un vice sindaco che non vota il bilancio della sua amministrazione non ha nessuna giustificazione e non si può neanche commentare. Fatta questa premessa, vado ad analizzare i passaggi, e non è un fatto personale nei confronti del vice sindaco, ma perché il vice sindaco ha rappresentato la voce dell'amministrazione, perché fino al momento, consigliere comunale, comunque vice sindaco, non ti puoi spogliare della tua veste, quindi hai rappresentato la voce dell'amministrazione. Parto dal discorso dell'emendamento numero 2. Siccome ancora una volta questa amministrazione si ritiene molto più furba rispetto a tutto il resto del consiglio comunale, se gli emendamenti sarebbero stati fatti singolarmente, probabilmente gli emendamenti che hai citato tu all'inizio sarebbero stati votati. Però quando tu mi citi, in quell'emendamento c'erano inseriti 188.000 euro per la manutenzione degli edifici scolastici, al contrario dei 40.000 che spendiamo ad oggi, mio caro vice sindaco, parliamo di 3,5 volte tanto, cioè voglio dire, fino ad oggi come l'hanno riscaldato questi piccini da scuola, che ci ne vuole 3,5 volte. Quindi cerchiamo di essere seri e leali quando parliamo di fatti concreti, Dopo, per forza, fammi completare il mio ragionamento e dopo... Presidente, io non ho disturbato nessuno. Per quanto riguarda il discorso del carnevale, a quella riunione, caro vice sindaco, c'era presente pure io, e quando noi abbiamo detto, e io sono stato uno di quelli che l'ha detto, noi non voteremo la delibera, non voteremo la delibera proposta dall'amministrazione,
perché continuate a prenderci in giro? Cioè per tre anni e tu forse te ne sei dimenticato quando stavi da questa parte, hai criticato il protocollo d'intesa fatto dall'amministrazione. Qualche giorno ti porterò la registrazione del consiglio comunale, Marco, così vedremo chi ha ragione su questo argomento. Quando per tre anni noi abbiamo criticato l'amministrazione che agiva con un protocollo d'intesa, ora all'improvviso com'è l'amministrazione? Chiedeva al consiglio comunale di autorizzare a fare un protocollo d'intesa quando abbiamo un regolamento che è vigente. Votato oltre i tre anni precedenti si era fatto un protocollo d'intesa con un regolamento vigente dal 2008. Cioè tu vuoi chiedere a me, consiglio comunale, di avallare un qualcosa di irregolare? No, noi non siamo contro il carnevale, l'abbiamo detto sempre in tutte le sedi. Noi, tant'è vero che nel regolamento, tant'è vero che... No, all'amministrazione, tu sei l'amministrazione, ma così vice sindaco, forse tu ascoltaste? Tu hai parlato, non ho capito, tu hai parlato. Quindi, caro Marco, non facciamo demagogia perché siamo tutti bravi più o meno, c'è chi è più bravo, c'è chi è meno bravo, ma tutti bravi. Quando siamo seduti su questi banchi siamo più o meno tutti bravi. Andando al succo del ragionamento, questa sera si è dimostrato che da soli in politica non si va da nessuna parte. Bisogna dialogare e il Consiglio Comunale ha sempre lanciato dei segnali all'amministrazione. Dialoghiamo, parliamone, vediamo cosa possiamo fare assieme. È finita, signori miei. O si discute e si ragiona oppure non si va più da nessuna parte. Sono finiti i tempi delle vacche grasse. Ovviamente noi, visto che l'amministrazione e i consiglieri dell'amministrazione sono titubanti nel votare il bilancio, noi lo voteremo. Perché stasera il bilancio, avendo i numeri, l'avremmo potuto stravolgere, non l'abbiamo fatto, siamo stati coerenti e leali nei confronti del Paese. Noi non abbiamo danneggiato il Paese, caro Marco. Grazie, consigliere. Prego, prego, consigliere Licciardello. Allora, vero. Sì, ho capito. Signor Presidente, colleghi consiglieri, amministrazione. E allora, sui 170.000 euro che poco fa, io dico, fammi fare la mia politica, sui 170.000 euro che avete bocciato per riscaldamento delle scuole, io giorni addietro sono andato dall'assessore, giusto? Sono andato dall'assessore e la mia perplessità era perché si spendevano questi 170.000 euro a fronte di 50-60.000 euro. I 170.000 euro che si vanno a spendere ogni anno è un'azienda che rinnoverà tutte le scuole e tutti gli impianti, darà il gasolio, darà ai nostri ragazzi la sicurezza del riscaldamento. Io ero contrario, e l'assessore per votare anno, e questo è uno. Sull'emendamento dove poco fa io ho citato il verde, avete tolto i 30.000 euro alle Aquile, che fanno un lavoro straordinario a Mister Bianco, siccome non li credete vicino a voi, l'avete fatto apposta. Quando riguarda l'esperto del sindaco che si deve fare a gratis, l'ingegnere che lo fa sta 7-8 ore al comune. Sì, fammi fare un concetto giusto. Oh. Sta per 14.000 euro in questo comune. Mimo. Signori. Riolo. Sta per 14.000 euro l'anno un ingegnere. Un esperto abbiamo, un ingegnere che dà una mano all'ufficio tecnico, non indifferente. E penso, voi avete parlato di bene, ma quale bene avete fatto stasera? Stasera avete stravolto il bilancio, perché lo avete stravolto, avete il numero, e l'avete stravolto, perché il bilancio l'avete stravolto.
facendo un danno a Mister Bianco, no al Consiglio Comunale. Poi un'altra cosa. Noi. Noi, anzi io ieri sera avevo chiamato qualcuno per vedere se gli emendamenti si potevano votare, non si potevano votare. Magari se l'emendamento all'emendamento numero 2, se per caso si poteva fare, perché avete i numeri, prima di andarlo a bocciare, si faceva un ragionamento diverso, si poteva dire facciamo un subemendamento all'emendamento numero 2. Questo si doveva fare, avendo i numeri e dissendo con Mister Bianco. Siccome qua si parla solo di ripicca all'amministrazione. Signori consiglieri, per favore, io vorrei arrivare. Voi non vi ha disturbato nessuno. Si fermi e poi riprendiamo da capo. Non si preoccupi, per favore. Io voglio. E che? Ha un discorso serio che si poteva fare prima di andare a bocciare certi emendamenti. Si poteva dire questo, come dice, l'hanno fatto unico, facevamo un subemendamento, quello che non andava bene a voi, si poteva, che aveva dei numeri e si poteva fare, e si poteva fare. Ma la professoressa è l'odio qua dentro, c'è odio e si vede che c'è odio. Si vede, c'è odio. Io mi ripeto, io guarda, il sindaco è un lavoratore, uno che lavora dalla mattina alla sera per il nostro paese. Noi che ci dico quella passata, o perché la chiede a far fare l'assessore? Ah, non gli è chiesto, ah, causu qui, come ho capito io politico di qualche duro che si è alzato, aggiustami i corsi, mi date l'assessore, c'è il consigliere. Io sindaco, e capisco tutto questo consiglio. Questa è stata la prova di forza, che stasera, il messaggio che stasera un consigliere ha dato. E però se qua siamo, non è che siamo, che politica facciamo. E tu ascoltami. Allora risponda al consiglio, per favore. Tu ascolta. Un messaggio chiesto, dai, amante. Un messaggio chiesto stasera. C'è stato un consigliere che ha detto, abbassami cose. Sì. Poi vediamo che potremmo fare e che non potremmo fare. Vabbè. E caia, io vi dico una cosa, io se ero da sindaco stasera, io come c'era sto consiglio, veniamo tutto per la casa, io stasera avevo fatto questa decisione e il sindaco non so se la farà, a munirne la casa. Grazie. Ma, Presidente, ancora non ho finito. A munirne la casa, io ho messo su. Va bene, andiamo a casa. Andiamo a casa. No, io assolutamente il sindaco lo siamo sudare. Io lo siamo tutti perché per me il sindaco lavora bene. No, basta, no. Stanno sudando. Signori consiglieri, per favore. Giuseppe, Lucisano, non è da te. I corsi capisco, Cusario, perché. Lucisano, lei che tu non hai mai disturbato. Io per me ho sindaco, io meglio sindaco che c'è. Siamo sudare la sfiducia. Ho detto un'altra cosa. Grazie. E allora? Vado a concludere, Ricciardello, per favore. Non voterò no questo bilancio. No, esteniamo. No, io voto no. Non voto. Perché non è il mio bilancio, della mia amministrazione. Voi stasera avete tolto ai poveri. Grazie, consigliere. Per favore, signori consiglieri. Al contrario. Signori consiglieri. Basta, vai a finire. No, basta. Grazie, consigliere Ricciardello. Presidente. Queste robe state mute però. Gli fa stare mute. Non è da lei, consigliere. Io non ho disturbato nessuno in questo consiglio comunale. Questo si vede l'educazione che avete. Grazie, consigliere Ricciardello. Finita la fase degli interventi, diamo la parola all'assessore. Lei deve parlare, consigliere Basile. Dunque, signor Presidente, signor Sindaco, signori consiglieri, assessori, gentile pubblico. Dunque, io
mi riallaccio all'intervento fatto da Marco Corsaro, che si rammaricava sulla bocciatura dell'emendamento per il riscaldamento nelle scuole. Io desidero ricordare ai miei colleghi della terza commissione che tanti sopralluoghi abbiamo fatto anche a causa del riscaldamento che non funzionava, perché i tubi sono fatiscenti e perché le pompe non funzionano. Mi riferisco alla scuola in modo specifico alla scuola Leonardo Sciascia di via Puglia, e tante volte abbiamo fatto interventi presso l'ufficio tecnico e presso l'assessore perché questo riscaldamento fosse rinnovato. E ora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo tolto i soldi per questo riscaldamento. Grazie terza commissione, componente della terza commissione, che avete tolto i soldi. Però non andiamo più nelle scuole a dire ora provvediamo a fare nuovi riscaldamenti e a ripararlo, quando i bambini hanno freddo e chiamano e i genitori chiamano. Non possiamo più avere delle risposte, cioè non possiamo cercare più delle scuse: è colpa dell'amministrazione, è colpa dell'assessore, è colpa dell'ufficio tecnico. Adesso non avete più nessuna scusa da apportare, quindi il danno che avete fatto bocciando questo emendamento. Un attimino, aspetta. Allora, signori consiglieri, io non ho fatto nomi, avete ascoltato, parlo della terza commissione, abbiamo ascoltato con attenzione, è anche giusto, è corretto e dignitoso ascoltare chi sta intervenendo. In ogni caso, a confermare tutto quello che io sto dicendo ci sono i verbali che parlano. Chi vuole può andare a guardare i verbali della terza commissione quando si lamenta che i riscaldamenti nelle scuole non funzionano. Quindi fate un esame di coscienza e un mea culpa di quello, il danno che avete arrecato stasera ai bambini del nostro comune. Grazie consiglieri. Prego, assessore, per favore, assessore Mancuso, prego. Allora, signor Presidente, signori consiglieri, signor Sindaco, a precisare il problema della manutenzione degli impianti termici. Allora, allo stato attuale i nostri impianti termici sono tutti fuori legge. Non hanno i requisiti tecnici per poter essere posti in una scuola. Era stato posto un problema aderendo ad un appalto Consip e non alle determine individuali, in maniera che nel giro di un paio d'anni tutti gli impianti termici delle scuole sarebbero state adeguate a norme di legge, sarebbero state iscritte al registro degli impianti termici obbligatorio a tutt'oggi. Chiedo scusa, per favore, dobbiamo ascoltare l'assessore, per favore. Chi non vuole ascoltare mi ascolta, chi non mi vuole ascoltare. Ma è giusto, per favore, anche in aula, accomodiamoci, i consiglieri, per favore, ascoltino l'amministrazione, grazie. Allora, gli impianti sarebbero stati messi a norma, le caldaie che non sono a norma, sono tutte non a norma, sarebbero state tramutate in metano, avremmo avuto il responsabile terzo, che è praticamente una persona, un tecnico esterno all'amministrazione che si assume la responsabilità sull'andamento, e avremmo congobbato, la cifra non è enorme, perché nella cifra che diceva la professoressa Buzzanca manca la quota parte del carburante, del combustibile, perché in questa operazione anche il combustibile veniva integrato. Era un'operazione complessa che portava alla messa a norma di sicurezza di tutte le caldaie che abbiamo. Questo non lo possiamo fare, questo è frutto del vostro emendamento.
Grazie assessore Mancuso. Se non ci sono altri interventi, dico collega Giaccone, prego. Chiedo scusa, ha chiesto la parola il collega Giaccone, ascoltiamolo. Signor Presidente, signor Sindaco, signore consigliere, non ci posso fare niente, se si sente non ci posso fare. Solo una precisazione, vorrei delle precisazioni. È chiaro che la mia precisazione dovrebbe essere chiara a questo Consiglio Comunale e anche al signor Sindaco e a tutti quanti. Perché c'è stato un riferimento, io non l'ho capito, io faccio nome e cognome, un riferimento a tre consiglieri comunali. Se il riferimento, attenzione a quello che dico, se il riferimento è fatto a me, a Sant'Anocito e a Marchese, guardate che non è così, non è, io sto se il riferimento, noi non vogliamo assessorati, noi non vogliamo niente, noi non abbiamo chiesto niente a nessuno e non ne vogliamo. Né assessorati e né niente. Volevamo solo, come si è detto questa sera, l'avete detto a voce forte, un po' di trasparenza, dignità verso i nostri confronti, che ho la dignità, l'ho chiesto da anni, e sentirci, ogni tanto ascoltare la parola di questi consiglieri che arrivano da questi banchi, io non volevo intervenire. Però sappiate che nessuno dei tre vuole assessorati, vuole continuare a fare il consigliere comunale per come l'ha fatto in questi 3 anni. Quindi scombiamo questo campo. Stasera quello che è venuto fuori in questo Consiglio Comunale è l'anima dei nostri concittadini. Noi siamo i cittadini, noi rappresentiamo i cittadini. I cittadini si rivolgono a noi. Il bilancio, bene o male, questo è e questo ci prendiamo questa sera. Punto. Tutto questo la colpa non è mia, non è vostra né di nessuno. È perché c'è stata una sordità. Nessuno ci ha voluto ascoltare in questi anni. Ma sappiate che nessuno vuole assessorati. Grazie, volevo precisare solamente questo di qua. Grazie Presidente. Grazie collega Giaccone. Chiedo scusa se non ci sono interventi di colleghi che non sono intervenuti. Il signor Sindaco vuole intervenire, prego. Allora, signori consiglieri, segretario, un attimo di... Certamente stasera c'è una novità che bisogna prenderne atto. È un fatto normale, è un fatto politicamente rilevante. C'è una nuova maggioranza che non ha condiviso il bilancio presentato dall'amministrazione. Vi sono alcuni punti che sono strategici, vitali per la vita del nostro comune e quindi c'è una novità. Questo non è più il bilancio della mia maggioranza. Credo che la minoranza si è asterrata su questo bilancio perché non può condividere le scelte avanzate da questa nuova opposizione. Si è detto che la nuova maggioranza rappresenta i cittadini, invece il sindaco è uno che comanda e basta, è solo, è lontano da tutti, non parla con nessuno, ignora i problemi del paese. Può darsi che sia così, ma la nuova maggioranza stasera ha una sola possibilità vera, coerente. Basta con Di Guardia alla sua maggioranza? Bene. Il popolo reclama un cambiamento di giovane, nuove generazioni? Bene. Andiamo a votare. Bocciate il bilancio, è nelle vostre facoltà, e andiamo a votare. Si cambia. Chiedo scusa, parla il sindaco, per favore, ascoltiamolo fino alla fine. Scusi, signor sindaco. Sì. Si sia coerenti fino all'ultimo. Ci si dimette e via, si dà la parola ai cittadini che non sopportano più questo sindaco, questa amministrazione, perché sta rovinando un paese, perché il paese è abbandonato, perché tutto è
a catafascio è andato, allora avete questa grande occasione. Bocciate il bilancio e la parola la daremo ai cittadini. Per favore! Presidente, io desidero continuare.